Salve a tutti, qui Rommel5310 e benvenuti in questo nuovo video. Per un po' di tempo abbiamo parlato dei carri armati medi dell'esercito italiano, quali gli M1340, gli M1441 e abbiamo accennato anche gli M1542. E adesso parliamo dei veri pesi massimi italiani, ovvero il carro P40, o più formalmente P2640. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e vi ricordo che qui sotto in descrizione ci sta il link PayPal per le donazioni. Se volete supportare il canale, è qui sotto il link. Questo mezzo va subito detto che non ebbe modo di entrare mai in servizio con l'esercito italiano, perché i pochi che vennero prodotti erano o prototipi, un paio prima dell'armistizio, oppure vennero prodotti direttamente sotto il controllo tedesco. Quindi i nostri sfortunati carristi non ebbero mai un mezzo corazzato al pari dei Sherman, nonostante questi ultimi fossero controbattibili, almeno in certe condizioni, dei piccoli ma temibili semoventi su scafo M. Il P40 o P2640 era un carro nato in qualche modo già nel 1940, come implicito nella definizione. Infatti, purtroppo per gli italiani, 40 non era il peso in tonnellate. In realtà, però, la gestazione del progetto fu molto lunga, tanto che, dopo 3 anni ancora, non era in produzione. In origine era stato infatti richiesto nel 1940, con un peso di 25 tonnellate, corazza frontale da 40 mm e laterale da 30, un obice da 75-18 e un canone da 20 mm in torretta, più due bretelle da 8 mm nella casamatta sullo scafo. La potenza doveva essere di circa 330 cavalli, fornita da un motore diesel da 12 cilindri, per una velocità di 32 km/h. L'intero progetto era noto come P75, carro pesante con canone da 75. Il prototipo venne fuori già nel 1941, inizialmente con armamento finto in legno. Dopo il marzo del 1942 si decise di andare sul pezzo da 75-32, più un'arma da 8 mm coassiale. Dopodiché venne studiato il carro T-34, di preda bellica, ovviamente catturato sul fronte russo, e la protezione venne rivista, mentre il cannone venne sostituito con un pezzo L-34, ancora più potente. Strano ma vero, ben prima di Area Maine, nel luglio del 42, il prototipo venne già mandato alle prove di tiro. C'era quindi, apparentemente, il tempo per svilupparlo in maniera soddisfacente prima dell'armistizio. Ma già da allora, sebbene non si potesse prevedere, mancava per un anno alla fine del regime mussoliniano e poco di più all'armistizio. Difficilmente sarebbe stato possibile mettere in servizio questo carro in quantità apprezzabili prima della fine di questo periodo. È un fatto che due battaglioni fossero stati costituiti prima del 9 settembre, ma queste armi del crepuscolo non si concretizzarono più di quanto riuscì a fare l'Horten 229 un paio d'anni dopo, due prototipi come già detto altrove. Ne ebbe alcun esito l'evoluzione P43 con la corazza ispessita dai 80 a 100 mm da 30 tonnellate, con un motore da 480 cavalli a benzina di fornitura tedesca e 40 km/h. Erano stati ordinati ben 150, ma non andò al di là del progetto, idem per il P40 bis con armamento potenziato, il pezzo da 90 mm probabilmente. In effetti, per un'eruzione che riusciva a costruire 60-70 carri M, non ci si poteva certo attendere miracoli da questo così breve lasso di tempo, anche se fossero riusciti a riorganizzare la produzione per tempo. Che tipo di carro era il P40 definitivo? Un veicolo da combattimento pesante teoricamente sulle 26 tonnellate, che era già stato un grande passo rispetto ai carri M. Questo significò avere una grande libertà di manovra per aggiungere armi e corazze. In teoria non era affatto male un cannone da 75 mm L-34 e una corazza più che decente da 50 mm, sia sullo scafo sia nella torretta. Il vero problema era il motore, che era nominalmente un motore diesel da circa 420 cavalli, ma non se ne viste l'ombra. Infatti, quasi tutti i P40 costruiti furono costruiti o senza motore o con un motore da camion al suo posto. Sulla carta, un carro che poteva ancora dire la sua e pareggiare il conto con il nemico, giusto come gli M1340 e i M1441 contro i Cruiser, armati con un pezzo da 40 mm nel 1940-41. Del resto, nel 42-43, gli Sherman e i carri inglesi con 57 mm erano diventati troppo superiori ai carri M per poterli ancora contenere, anche se il problema maggiore era che ce n'erano semplicemente troppi per poterli affrontare, a meno di non avere una divisione corazzata con i Tiger, e possibilmente qualche Storm extra coi Focke-Wulf 190 per copertura aerea. Il P40 rispondeva a questa esigenza, ora che era diventato chiaro come non fosse possibile continuare ad usare i pochi M13, M14 ed M15.
E ora che era altrettanto chiaro come si dovesse costruire un carro moderno, dopo aver visto un T-34 catturato e portato fino in Italia. In origine, infatti, il P-40 era solo un'ulteriore evoluzione di carri M ed era armato, a quanto pare, con un obice da 7518. In sostanza, era il mezzo che permetteva di avere una corazza e un cannone simili a quelli dei simoventi M-40, forse gli unici mezzi di comprovato successo nel parco corazze italiano. Ma con una torretta girevole, cosa che continuava ad essere giustamente vista come la miglior soluzione per un mezzo corazzato di uso generale.